bellissima, stupenda, da brivido. Sono soltanto alcuni dei commenti arrivati su Facebook in queste ore in occasione dell'uscita del nuovo singolo degli Studio 3 che si chiama Voglio Star Con Te. Ci sei, Gabriel? Eccomi qua, ci sono, presente. Beh, devi essere felice, dai, di tutti questi complimenti che stanno arrivando. I fan sono veramente sempre gentilissimi, infatti per questa nuova esperienza ho il giudizio di quelli che non sono fan, perché sai, i fan sono veramente troppo buoni, ci portano sempre più su di quello che uno deve andare, però è giusto che sia così. Io ti parlo un po' da addetto ai lavori, no? Secondo me questo è il pezzo più forte che abbiate mai fatto, ecco. Quindi... Grazie mille, ecco. Se sei addetto, ecco, già diverso, c'avevo un po' paura, cosa che diceva. No, tranquillo, grazie, tranquillo. Grazie. Senti, parliamo un po' degli Excursus. Prima voi siete partiti nel 2006 con 30.000 copie vendute per Forse un Angelo, che sì. 30.000 copie in quel periodo lì, insomma. Il tempo in cui ancora si vendevano i dischi, io lo chiamo, ecco. Scriverò una canzone su questa cosa. Oggi con 30.000 copie minimo, insomma, sì, arrivate al primo posto per un mese. Oggi con 30.000 copie chiunque è felice. Senti, poi ci sono state tutte i vari altri brani, siete arrivati a questo nuovo album che si chiama Capitolo Secondo. Capitolo Secondo perché sì, abbiamo avuto, diciamo, beh, tu se fai questo mestiere, insomma, avrai visto il nostro cambiamento, certo, nell'arco dei nostri 6-7 anni. Siamo partiti da Forse un Angelo e Solo Te, comunque era molto thin come prodotto, come progetto, e adesso si sta spostando un po' su un discorso un po' più adult. L'abbiamo fatto seguendo naturalmente lo svolgersi della nostra vita, perché inizialmente le nostre esigenze musicali erano quelle, oggi sono queste che ascoltate, e è giusto che sia così anche per un artista, il continuo cambiamento, no? Certo, è vero. Vediamo un po' il pubblico come reagirà a questa cosa. Non che vogliamo fare il rock and roll, però arriva un momento in cui c'è bisogno un po' proprio di verità, no? E la verità, insomma, di strumenti che ti offrono più verità sono quelli elettrici, insomma. Certo. E Scelgo Te, il pezzo che è andato quest'estate su tutte le radio a non finire, insomma, un bel po' di visualizzazioni. A quanto siete arrivati a visualizzare? Siamo arrivati a 1.300.000 4 mesi e mezzo. Ecco, scusate se poco, insomma. Ecco. No, guarda, infatti questa è stata una cosa che mi ha proprio scioccato, perché non mi sarei mai aspettato tutto così, una barca di visualizzazioni tutte insieme così. Certo. Anche perché noi per esempio abbiamo, che ne so, 2.500.000 con lentamente, ma in 3 anni, 4 anni. Certo, in 3 mesi, quindi, insomma, un po' più complicato. In 3 mesi, 1 milione, sì, ho detto, oddio, gira gira diventiamo famosi. guarda un po'. Senti, questo Voglio Star Con Te, parliamo un po' di questo pezzo, chi l'ha scritto innanzitutto? L'ho scritto a tre mani, mm-hmm, io, Andrea e Marco, ognuno ha messo la sua idea, ha messo il suo mondo e poi abbiamo fatto un collage. Però devo dire, guarda, che a noi viene bene così perché ci siamo abituati a farlo, perché inizialmente fare le canzoni in due, in tre era una cosa impossibile, proprio non si può fare, perché poi la scrittura è così intima come cosa, no? Che quando trovi a farlo a qualcun altro c'è sempre, ti trovi sempre in discordo su qualcosa, quello non mi piace, questa parola non va bene, quella. Certo. Però pian piano, con gli anni di lavoro, insomma, abbiamo imparato a rispettarci anche sotto questo punto di vista. Certo. Chi ha prodotto il pezzo? Guarda, l'ha prodotto produzione artistica di Enrico Palmosi, Chicco, uh-huh, e la casa discografica Rossa al Tramonto, il presidente Antonio Salvati e la direzione artistica insieme a Enrico Palmosi di Sabatino Salvati. E quindi grazie a loro siamo riusciti ancora un altro anno a sopravvivere. Ora vediamo come andrà. io ve l'ho già detto in altre interviste, no? Voi siete quel gruppo che non è al primo posto in classifica e non è all'ultimo, è in quel limbo intermedio in cui basta poco. Se non ci fossimo noi, quelle 10 posizioni sarebbero vuote, nessuno ne occuperebbe quel posto. Vabbè ragazzi, dai che è la volta giusta qua per entrare nell'ultima a morire. Senti, io sono rimasto scioccato dal video, ecco, l'ho visto questa notte. Ma davvero, scioccato anche in senso buono, vabbè, mi ha fatto una strana impressione vedere questa scritta 22 dicembre 2012. Oddio, mi ha preso un colpo, sai, quelle cose, insomma. Sì, delle... perché bisogna giocarci anche un po' sopra, ormai tutti, certo, ne fanno una cosa così seria, sta fine del mondo, che noi ci abbiamo giocato un po' sopra. Sì. Ma ha scioccato un pochino l'immagine, ma dov'è che avete trovato questo posto per girare il video? Guarda, quello è un posto splendido, io non so neanche se stesse, è praticamente una località che sta a 30 km da Milano, non so se vicino Lecco forse, era praticamente una città che era stata costruita e finanziata da un magnate milanese che voleva
ricreare Las Vegas a Milano. Ha costruito tutta questa struttura e c'è stata un'alluvione che ha portato via tutto. L'anno dopo lo stesso signore ha rifinanziato tutto e lo stesso anno un'altra alluvione e alla fine è rimasta deserta. E quindi c'è questa struttura di non so quanti chilometri quadrati, ma veramente un paese enorme, completamente fantasma, è fighissima. E voi l'avete fatto rivivere praticamente? Sì, è stato veramente, a parte che poi c'erano veramente un casino di fotografi, non per noi, cioè proprio lì a fotografare le zone, ragazzi che facevano escursioni, perché è proprio un posto veramente apocalittico, cioè vai lì e sembra di stare non sulla terra. Che sia arrivata alla fine del mondo. Sì, veramente, incredibile, bellissimo. Gabriele, io a questo punto ti faccio fare come al solito il DJ perché vogliamo riascoltare dai, di nuovo questo brano che sta andando fortissimo e si chiama Voglio Star Con Te. Di okay. Prima i siti dove possono venirvi a vedere. Il www.studio3band.com oppure se volete sul nostro Facebook Studio3 punto esclamativo. Benissimo, a questo punto fa il DJ, vai, ripresenta. A questo punto dai vostri cari amici Studio 3, carissimi amici, Voglio Star Con Te, un abbraccio. Grazie a Gabriele, grazie agli Studio 3, ciao. Io sono qui, non c'è più niente intorno adesso.